una mattina in negozio con me e facciamo anche un tour della fumetteria, dato che molte cose sono cambiate dopo l'ultima fiera a cui abbiamo partecipato. Ciao a tutti e benvenuti su Fiore di Ciliegio. Io sono Elisa, leggo manga, su questo canale ve ne parlo, ma lavoro anche in fumetteria e oggi proprio qui ci troviamo, da Comics Addiction a Busto Arsizio. E niente, ho deciso di condividere con voi questa giornata, anzi questa mattinata di lavoro. Faremo insieme anche un tour del negozio e ho scelto proprio la giornata di oggi perché non ho moltissimo da fare a parte aspettare i clienti e il corriere, perché questa settimana è successo un disguido. C'è stato lo sciopero del nostro abituale corriere, quindi il pacco con le novità, manga, fumetti, eccetera. È tornato al fornitore ed è ripartito con un altro corriere, ma questo ha fatto slittare la spedizione che dovrebbe arrivare oggi. Spero stamattina, almeno inizio un po' a vedere cosa arriva, a sistemare le varie cose e almeno ho qualcosa da fare. In attesa vi porto con me in questo tour della fumetteria che è un po' cambiata dopo l'ultima fiera che abbiamo fatto, perché giustamente abbiamo tolto un po' di cose dagli scaffali e le abbiamo portate in fiera e poi rimettendole abbiamo un po' pensato a fare alcuni spostamenti, magari ci sono degli angolini molto carini che insomma adesso vi mostrerò. E oltre a questo io stamattina mi porterò un po' avanti con il lavoro che dovrei fare domattina, perché in realtà oggi io sarei dovuta essere di riposo, sono cambiati un po' i miei orari, un po' di scambi per necessità, questioni varie, quindi sono qua, però non è un giorno in cui normalmente sarei qui. Ed essendo mattina, essendo che, vabbè, devo aspettare il corriere, questo è quanto, non ho molto da fare però, quindi ho in mente di pulire le scale, perché ho già pulito il negozio questa settimana, ma abbiamo le scale che salgono al piano di sopra, non le ho pulite, mia grave mancanza, se davvero non avrò niente da fare stamattina penserò anche a quello e appunto mi tirerò un po' avanti con il lavoro. Registro stamattina anche perché arrivando in treno io arrivo molto presto e quindi sapevo che avrei avuto tempo. Manca un quarto d'ora all'apertura, io apro comunque perché sono qui, quindi adesso faccio tutte le mie dovute preparazioni e niente, spero che questo video vi piacerà, di tenervi un po' di compagnia, voi sicuramente la farete a me. Negozio aperto e tra l'altro io ho registrato dei vlog in fiera che non ho ancora pubblicato, credo. In particolare mi riferisco a due video shorts, uno il primo giorno da visitatore e l'altro il secondo giorno lavorando allo stand della fumetteria, ma li ho programmati per farli uscire dopo questo video ancora, immagino, perciò restate sintonizzati perché vedrete qualcosina della fiera, tra i miei video shorts che pubblico sul canale. Ma iniziamo questo tour, questa è la porta, ed entrando ciò che si vede è questa bellissima zona nuova, poi in realtà qui abbiamo i pop, abbiamo tutta la parte dedicata alle figure che è stata spostata quasi quasi interamente qui. Però soprattutto c'è questa zona con le novità, i consigli dello staff, insomma questa parte che io trovo super carina, che non vedevo l'ora di mostrarvi. Poi abbiamo altri fumetti, ci sono i comics, ma anche delle graphic novel. Tra l'altro, qui nei consigli dello staff abbiamo messo proprio, ignorate il casino dietro, vabbè, dettagli, abbiamo messo proprio i nomi di chi consiglia cosa e quindi potete vedere anche quali sono i miei consigli, ma ogni tanto ci rimetto mano perché mi diverto anche a pensare a cos'altro consigliare, oppure se qualcosa dei consigli miei va venduto, che è già capitato, pensare allora a cosa metterci, boh, già adoro questa sezione. E qui c'è il retro della parte dell'espositore che si vede anche in vetrina, che è questo qui, con anche dei modellini sotto. Comunque qui abbiamo altri americani, altre graphic novel e questa zona è un'altra che è cambiata, a parte la zona spillati a cui diamo visibilità model kit. Qui ci sono già le novità manga o anche altre cose, novità per il negozio, non solo novità appena uscite. Qui abbiamo sistemato le riviste dedicate a modellismo.
c'è questa parte in offerta perché questa qui è una serie completa di seconda mano che vendiamo, mi sembra, a metà prezzo, altra serie completa, quindi abbiamo fatto questa zona qui. Ci ho girato intorno e qui abbiamo altre belle cosine, altro spazio per le novità. Poi in mezzo avete visto che ci sono posizionati dei cofanetti, qui sono gli altri spillati e qua sotto, bellissima la zona che più interessa a chi è iscritto al mio canale. No, vabbè, non lo so, ditemelo. Comunque è la zona che più interessa a me. Quindi, case editrici varie, angolettino Pokémon, e qui abbiamo una zona degli sconti, serie che abbiamo completato, che abbiamo impacchettato, sono nuove, le abbiamo impacchettate per portarle in fiera, le abbiamo scontate e sono quelle rimaste e sono rimaste in sconto, queste qui. Poi qui è la zona Gonagai, dove appunto quella è in sconto, gli altri sono semplicemente cofanetti e un volume omnibus. Qui accanto non è cambiato poi molto, a parte qua sopra, dove c'erano delle figure, invece abbiamo dedicato lo spazio ai model kit. Espositore di Warhammer, sempre presente e sempre aggiornato con novità. Qua in alto abbiamo altre cose cambiate, nel senso che prima erano tutti model kit, invece adesso abbiamo anche queste statue dei cavalieri. E poi il resto, bene o male, è rimasto uguale. Bene o male, nel senso che questa è la zona J-pop con qualche eccezione, per esempio, però è la zona J-pop. Poi abbiamo la zona con i manga invece della Planet. Qui non ci sono eccezioni perché abbiamo tantissimi manga della Planet, che infatti proseguono anche un po' di qui, ma qui abbiamo un po' di cosine varie e la zona hentai sopra, hentai, ecchi, eccetera, e One Piece ho dedicato uno spazietto che poi in realtà prosegue anche qua con la serie bianca. Da notare il nostro best seller, Le mie palle. Poi abbiamo la zona della Star Comics, che appunto avete visto qualcosa della Star Comics anche da altre parti, però questa è la parte di libreria della Star Comics con tutte queste cosine e un altro best seller che è JoJo. Il mio lavoro di domani, che voglio tirarmi avanti oggi, consiste nel preparare i post. Lo so, ve l'ho già detto 100 volte in altri video. Domani è sabato, io domani preparerò i post da pubblicare sulle pagine social della fumetteria nel corso della settimana successiva. Inizio a dare un'occhiata adesso al calendario Anime Click per capire un po' cosa esce, per capire a cosa dare luce nei post. Però in realtà credo di avviarmi semplicemente la parte relativa alle grafiche e di fare tutto il resto domattina, perché tanto sarà la mia mansione principale di domani. Quindi inizio semplicemente a dare un'occhiata a cosa mi interessa far uscire come post e preparo, sì, le grafiche, alle descrizioni e alla programmazione. Penserò poi domattina. Oggi sarò qui solo al mattino, di conseguenza il mio piano è quello di appunto fare le mie cose, poi quando è ora di chiusura vado a mangiare, perché con il treno torno a casa e tornerei comunque verso le 3 e poi dovrei stressarmi, pensare a cosa mangiare o mangiare qualcosa tipo spuntino e poi tirare sera, vabbè, no, no, visto che posso andare in un posto dove trovo cose sane e spendo poco e quindi ed è il mio posto del cuore e quindi vado a mangiare e poi vado a prendermi il treno sperando di non fare troppo tardi, quindi sarà un pasto piccolo e veloce se ce la faccio. Quando sono lì vedo così tante cose che mi ispirano che non resisto mai, ma dettagli vedremo, quindi questo è il piano effettivo per la mattinata. Intanto proseguiamo il nostro tour. Questa zona, che è quella dietro la cassa, non è poi cambiata molto, ma ci sono sempre novità in quest'altro espositore, che è quello dedicato ai giochi di carte. Abbiamo anche spostato un po' le varie cose, ma poi di Magic ci sono cosine arrivate di recente, tipo questo.
e anche di One Piece. Poi stiamo aspettando novità di One Piece e di Yugi in questo periodo. Non che io ci capisca. Qui abbiamo dei colori della Tamiya, altre figure, altre cosine che più o meno erano già qui anche prima. Penso che le abbiate già viste nello scorso video tour della fumetteria, che comunque vi lascio qua sopra nelle schede. Era un video in cui stavamo tutta la giornata insieme in negozio e vi ho fatto anche il tour, un po' come oggi, però oggi solo mezza giornata. E nel caso non lo sappiate già, noi spediamo. Spediamo in tutta Italia, anche all'estero c'è possibilità di avere la spedizione gratis raggiungendo una certa soglia che è molto abbordabile e si può fare casella anche qui. Quindi mettere in abbonamento delle serie manga o fumetti che ci interessano e avere il 5% di sconto, anche se ordinate online. Abbiamo anche un sito, se volete dare un'occhiata, ma per tutto quello che non abbiamo, ci contattate e ve lo facciamo arrivare. Questa è l'altra vetrina che dà su un'altra strada e queste sono le cose che vi mostro che si vedono almeno dall'interno del negozio. Ma qui abbiamo anche quest'altra zona con altri model kit vari, soprattutto di Gundam. In generale siamo specializzati in model kit di Gundam. E non vi ho mostrato questa zona, questo espositore, che è proprio qui accanto alle scale, dove abbiamo altre figure, tra cui questa di Yor che ci è arrivata di recente. Lo scatolino degli omaggi è un'altra novità recente. Qui siamo in cassa, praticamente, dove ci sono delle carte sfuse di Yugi, di Magic, che appunto vendiamo singolarmente, altre cosine dell'Army Painter, ma anche di Warhammer e qui ci sono delle miniature per farsi un po' un'idea. Anche qui sotto poi c'è un po' di casino, ma anche cosine varie, tipo i colori o altre cose per chi fa modellismo e magari dipinge i propri lavori. Andiamo su. E qui in realtà non è cambiata molto la situazione. Abbiamo dei model kit doppi, nel senso che magari giù ne abbiamo un'altra scatola di un certo modello, o magari no, quindi comunque i clienti possono salire e guardare anche tutte le cosine che abbiamo qui, ma anche in quell'altro espositore lì. Poi adesso vedete un po' di casino, ma questo è lo spazio dove possiamo organizzare degli eventi. Ne abbiamo fatti alcuni con Team 21, degli workshop relativi proprio alle miniature di Warhammer, a come comporre il proprio esercito, a come colorare, ma abbiamo organizzato anche degli incontri con autori di fumetti, per esempio. E poi in realtà le domeniche pomeriggio il negozio è aperto e si viene qui a montare i model kit insieme. O molto più spesso ultimamente a dipingere le miniature di Warhammer. Insomma, chi vuole si porta quello che vuole e si sta insieme a lavorarci. Poi io di queste cose ancora non ci capisco molto, ma la domenica pomeriggio ci sono il mio capo, il mio collega, che vi danno anche dei consigli, quindi non male e incontrate altri appassionati di queste cose se magari piacciono anche a voi. Qui invece abbiamo un'altra zona con delle scorte di figure, questi modellini particolari. Sì, non ci capisco, lo sapete, devo ancora studiarmi molto molto meglio tutto il mondo relativo al modellismo. Comunque, accanto c'è questa zona manga dove vogliamo tenere delle serie complete appunto da vendere in blocco. Qui abbiamo la Clinica dell'Amore che va anche molto, devo dire, ne ho visti acquistati molti, di la Clinica dell'Amore completi, Akira, Evangelion, ma stiamo cercando di completare anche Buonanotte Punpun, che abbiamo comunque anche giù come volumi singoli sfusi, ma vorremmo riuscire a completare la serie per averla anche qui da vendere eventualmente per intero. Stessa cosa Homunculus e Slam Dunk, di cui ci manca tipo un volume, ma è in ristampa adesso. Quelle sono le basi per i model kit, se vi servono, non le abbiamo soltanto giù, ci sono anche queste. Anche questo espositore che sta sotto la cassa non ve l'ho mostrato, comunque altre cosine per chi dipinge i suoi modellini. Voglio dedicare questo video a tutti i clienti che guardano i miei video, che poi vengono a dirmelo e mi imbarazzano molto, però grazie, vi si vuole bene.
Vi lascio qualche consiglio di lettura a questo punto che non fa mai male. Questo, che è molto molto bellino, molto ansiogeno, però una lettura decisamente interessante. In questa zona che è quella LGBT, questa sezione qua, c'è Our True Colors che io ci tenevo a avere disponibile in negozio perché è bellissimo. Tra tutti i manga LGBT usciti, questo è uno di quelli che voglio proprio consigliare perché a me è piaciuto un casino e quasi quasi me lo rileggo anche in questo periodo, tempo permettendo, perché giustamente ho anch'io la mia copia a casa e a me davvero piace un sacco, mi va proprio di rileggerlo. Tra i BL uno che non avete visto sul mio canale, ma che è carinissimo, è questo, Mi toglie il respiro. Protagonisti musicisti adulti e mi toglie il respiro relativo proprio alla questione musica, strumenti a fiato, ma anche amore, ed è di una tenerezza proprio, è molto soft, delicato, ma soprattutto proprio carino, tanto tanto carino. E sempre parlando di cose carine, questo Girls Love, quanto è carino. Questo l'ho ordinato perché stavo apprezzando molto l'anime quando usciva e niente, è ancora qua, non l'ha comprato nessuno, però era una cosa che secondo me poteva starci da ordinare per la fumetteria, un fantasy bellino. È qui che ogni tanto mi chiama, ma per ora non l'ho ancora comprato, comunque l'anime è piaciuto molto. E un altro best seller del negozio è Pink Heart Jam, ma stiamo aspettando che ci torni disponibile. Ne abbiamo vendute diverse copie e tipo il BL che abbiamo venduto di più finora, che poi è anche una novità ed è molto molto bello. Momento marchetta per Proteggi la mia terra, completo e scontato. A parte il pacco che sto aspettando e sperando di vedere stamattina, in realtà ho visto che deve arrivarcene un altro che lo segna in consegna. Forse a momenti arriva qualcosa e abbiamo da spacchettare. Intanto io posso tirarmi avanti con altri lavori e quindi adesso lavori da fare al PC, quindi adesso niente, mi metto a fare quello nella speranza che intanto passino questi corrieri. Almeno mi metto a fare quelle cose che sono un pochettino più anche da fare di fretta, nel senso quando arrivano i fumetti devo metterli nelle caselle di chi li ha ordinati. E ci metto un po' e poi devo caricare sul sito tutti gli altri che sono nostri del negozio, quindi sarebbe una gran cosa se arrivassero in mattinata e sicuro è un lavoro che terminerei domani mattina, perché tutto stamattina, mettendo caso che arrivino anche ora, è veramente dura, quindi prima arrivano e meglio è. Temevo che sarebbe stato un lavoraccio aggiungere i colori di Warhammer al file delle cose che abbiamo sul sito, ma in realtà una volta capito dove guardare per trovare le immagini, i nomi precisi delle cose sul sito di Warhammer, eccetera, in realtà si procede proprio velocemente. Bene, dai, magari stamattina riesco ad aggiungerli tutti quanti, così poi sono disponibili per l'acquisto anche online. Piove. Doveva fare bel tempo fino a sera e invece piove. Per fortuna ho l'ombrello che quasi lasciavo a casa stamattina, francamente, perché avevo visto le previsioni, era bello, ero tranquilla. Per fortuna l'ho preso. Però dai. In tutto ciò non manca molto a mezzogiorno, chiudo all'una, ancora niente corriere. Io ho pulito, ha smesso di piovere, è buona cosa, spero resti così ormai. E niente, si aspetta il corriere. Io spero vivamente che arrivi prima dell'una, perché se no devo comunque chiudere il negozio e andare, anche perché sono molto tirata con i tempi. Se non voglio arrivare a casa decisamente tardi, sono di fretta per andare a pranzo e tornare in stazione. Quindi non è la giornata, corriere. Forza, dove sei? A parte questo, volevo raccontarvi che prima di lavorare qui, io lavoravo in un negozio bello grande, di tutt'altro, e la sera, poco prima di chiudere, era il momento delle pulizie. Delle pulizie del pavimento, si passava la bandiera, ci si divideva in due per farlo e cambiavamo anche il sacchetto a tutti i cestini del negozio. E quindi era sempre, no, in realtà era sempre sporco, perché ogni giorno entrava talmente tanta gente che la sera c'era un sacco da pulire. Però
ogni giorno si puliva, ecco. In più c'erano i sabati mattina, sì, i sabati, in cui si pulivano proprio tutti i ripiani. Quindi quella era la pulizia settimanale degli scaffali. Qui invece non mi viene detto niente e sono io che prendo l'iniziativa e ogni tot pulisco. E non lo faccio la sera perché di solito ci sono i clienti fino alla chiusura spesso. O spesso sono di fretta magari a finire di fare qualcosa che non sono riuscita a fare nel corso della giornata. Quindi la sera non è mai il momento per le pulizie. Tranne qualche volta in cui magari finisco prima con le cose che ho da fare, trovo un momento buono e visto che il negozio vedo che magari c'è della polvere, ci sono delle foglie perché c'era il vento, allora capisco che quel momento buono che ho va sfruttato subito e allora pulisco anche la sera. Però di solito è quella cosa che faccio il sabato mattina, o appunto oggi è venerdì, quindi mi aspettavo anche meno movimento del sabato mattina, e essendo venerdì mattina, quindi ho approfittato. È una cosa che è meglio fare al mattino, ho capito. Sempre considerando mattine in cui comunque non ho chissà cos'altro da fare, perché a volte arrivo, trovo le cose da fare o mi vengono date indicazioni e lavoro serrato e anche se vedo sporco non ho un attimo per pulire. Quindi va bene, oggi anche se avevo già pulito in settimana ho ripulito tutto, già che sono passata sulle scale. Ho pulito il piano di sopra, ho pulito di nuovo questo, va bene. Qualcosa c'era da tirar su comunque. Però era pulito e adesso è ancora più pulito, quindi ok. Niente, spero che si muova il corriere perché me ne vado via con il pensiero, tra virgolette, che poteva essere già qui e invece devo sperare che ritirino il pacco i ragazzi del negozio di fianco. Quindi sì, me ne vado decisamente con il pensiero, se non arriva in tempo. Perché poi riapriamo oggi pomeriggio alle 3, quindi dov'è il corriere? Ormai è ora di chiusura, il corriere non è ancora arrivato, arriverà nel pomeriggio, io avrei tanto voluto spacchettare insieme a voi, ma è andata così purtroppo. E niente, spero che vi abbia comunque fatto piacere farmi compagnia quest'oggi, mentre ero in negozio, vedere il tour di come sono cambiate le cose in fumetteria in questo periodo. Io adesso chiudo il negozio e vado a pranzare veloce, magari vi lascio qualcosa in sovrimpressione se siete curiosi e corro a prendere il treno. Bene, direi che il video può terminare qui. Vi lascio qui accanto a me un altro video che potrebbe interessarvi in attesa dei miei prossimi contenuti. Io comunque pubblico un nuovo video ogni martedì alle 15 e vi invito a iscrivervi al canale per non perderveli, come per non perdervi anche gli altri contenuti come i video shorts che pubblico 3 volte a settimana. Detto questo vi saluto e vi do appuntamento sempre qui ad un prossimo video.